Il Napoli ha perso 3-1 questa partita. Sì, ovviamente abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo tenuto alla Juve un po' scomoda in campo, abbiamo difeso bene, abbiamo fatto il nostro lavoro, poi nel secondo tempo ovviamente per gli episodi cambia tutto, è così. Ecco, solo per gli episodi, ma indubbiamente la Juventus nella ripresa ha avuto una marcia in più e ci sono stati degli errori, come dire, tattici, difensivi del Napoli che hanno permesso, adesso vediamo appunto le immagini, nel primo caso del calcio di rigore di Koulibaly su Dybala, per esempio, di trovarsi un giocatore nell'area del Napoli da una rimessa laterale, per esempio. Per esempio, il risultato cambia per le decisioni arbitrali. Basta. Ecco, questo è il suo intervento invece. Poi vediamo anche quello che è accaduto pochi secondi prima nell'area. Ecco, lei colpisce il pallone, poi colpisce anche, diciamo che sullo slancio va anche a toccare le gambe di Che Cuadrado. faccio? Sparisco? Come si fa? No, ecco, però. Vengono ammassati tutti i portieri, non possono attaccare la palla più. Si prendono la palla, prendo la palla, non è rigore, è inesistente, assolutamente. Questo invece, ecco, se possiamo rivedere anche quanto accaduto nella. Ecco, però è anche vero che c'è, in teoria, Cuadrado avrebbe potuto comunque raggiungere quel pallone successivamente al suo tocco. Secondo me no, secondo me no. Se io prendo la palla e la sposto, lui deve saltare o io non posso sparire. Si tocco la palla in primis, però tanto si parla poco del rigore di Alveol. Ecco, noi la stiamo facendo vedere, infatti, ecco, secondo lei, adesso a rivederlo, secondo lei c'è il doppio tocco di Pjanic e di un altro giocatore, adesso non vedo, non ho capito bene chi, ma c'era Eccolo, invece quel rigore che non l'avrebbe portato al secondo perché è l'azione successiva, praticamente. Quindi condiziona? No, io sto facendo una Secondo domanda. me, lui ha il suo obiettivo però. Secondo me, Questo è rigore, secondo lei? se un rigore, Ma ecco, quanto c'è? questo è più rigore che l'altro, decisamente. Ecco, secondo lei questa partita, insomma, sono stati decisi dagli episodi e dalle decisioni dell'arbitro, non da una Juventus che nella ripresa vi ha messo in difficoltà. Guarda, noi dobbiamo sicuramente imparare, migliorare, fare un meglio secondo tempo. Però io sono incazzato perché non è giusto, capito? Certamente il risultato finale è condizionato per le decisioni arbitrali, e tutta Italia l'ha visto, quindi che si può dire di più? Un'ultima domanda soltanto, visto che appunto sabato c'è il campionato della Roma, poi il Real Madrid, è un momento decisivo della stagione? No. Sì, cerchiamo di fare il nostro meglio. È uno scontro diretto contro un opponente che è in salute e dobbiamo ovviamente fare una grandissima partita. Grazie a Pepe Reina, Pepe. le domande dobbiamo farle Sì, se fosse possibile, però ecco, lo c'è diciamo l'auricolare, anche. non si può, nemmeno con Pepe Reina si Vabbè, può interagire, peccato, Stefano? peccato. Va bene.